Ciao a tutti, io sono Annalisa, sono istruttrice di Kung Fu della scuola Ferro e Seta di Pesaro e Montecchio. E stiamo facendo questi video con la nostra scuola perché siamo nel periodo della sospensione delle lezioni e di tutte le palestre in occasione della diffusione del coronavirus, per cui anziché lasciare per un mese o forse più i nostri allievi senza lezioni, anche per avere un po' di normalità in queste giornate comunque noiose in cui i bambini non vanno a scuola o qualcuno non va neanche al lavoro, non si può uscire di casa, eccetera, vediamo la possibilità comunque di fare delle lezioni online o in diretta o comunque registrate come in questo caso per i nostri allievi e per chi ci vuole seguire. Questa in particolare è una serie di lezioni per i nostri allievi piccoli dai 5 ai 7 anni. Per questa lezione vi servirà una sedia, un bastone o una scopa con legato uno strofinaccio o un fazzoletto come in questo caso, una bottiglia di acqua piena e due paia di scarpe, una che avrete ai vostri piedi e una di un colore diverso. Nel mio caso io ho ai piedi un paio di scarpe nere e me ne sono portate dietro un paio viola. L'ultima cosa, due colori a spirito, quindi senza punta, e gli stessi colori delle scarpe, quindi nel mio caso uno nero e uno viola. Ultima cosa, faremo anche degli esercizi a terra, per cui io come vedete ho già il tappetino a terra e se non avete un tappeto steso a terra, un tappeto della sala o altro, va benissimo anche un asciugamano, un telo da mare, giusto per non mettersi nel pavimento freddo. Iniziamo col saluto, Jigli. E iniziamo col riscaldamento, quindi seguite me, io vi dico cosa fare e vi do i tempi. Iniziamo con uno skip, che è questo. Quindi portiamo il ginocchio sinistro su e andiamo avanti con la mano destra, e il ginocchio destro su e andiamo avanti con la mano sinistra, quindi con la mano opposta. Di corsa contiamo 20 secondi insieme, contate con me, pronti? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, mi fermo. Adesso facciamo questi passi qui laterali, quindi ne facciamo uno a destra e uno a sinistra, vedete un pochino lo spazio che avete. Rimanete con i piedi abbastanza larghi, quindi bassi con le posizioni e con i piedi larghi. Non andiamo a chiudere i piedi. Pronti? Sempre 20. 1, 2, 3, 4, mi raccomando bassi, 5, 6, piegate le ginocchia, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Mi fermo, prendete un bel respiro. Ultimo esercizio di riscaldamento, portiamo una gamba avanti, la guardia, quindi pugni chiusi, e ogni numero fate due saltelli e cambio gamba. Ogni due saltelli cambio gamba e cambio anche guarda con le mani. Quindi dovete ritrovare ogni volta laterali, non frontali. Non vi dovete ritrovare col petto che guarda verso di me, ma con la spalla che guarda verso di me, che è la stessa del piede che avrete avanti. Quindi partiamo da questo lato, io sono dalla parte sinistra, pronti? Contiamo insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 20. Un altro bel respiro. Mettete le mani sulle anche e giriamo, facciamo 5 giri da un lato e 5 dall'altra. Pronti? 1, un bel cerchio largo, 2, 3, 4, 5, dall'altra parte, 1,
due, tre, quattro e cinque. Adesso ruotate le braccia verso dietro, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Dall'altra parte, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. E adesso laterali, allarghiamo un pochino i piedi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Adesso iniziamo gli esercizi a terra, quindi prendete il vostro tappetino o asciugamano da mare e stendetelo. Prendete anche la bottiglia e iniziamo con gli addominali. Vi mettete stesi, portate la bottiglia davanti al petto, la tenete con le due braccia, con le due mani e vi stendete, pieghiamo le ginocchia e cerchiamo di portare la bottiglia più vicino possibile alle gambe. Pronti? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, altri dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e venti. Appoggiamo la bottiglia, vi mettete in posizione di flessioni, i piegamenti sulle braccia, mi raccomando la schiena dritta in linea con le gambe, quindi non questo, non questo, ma dovete formare una tavoletta e ogni numero andiamo a toccare la bottiglia, quindi la bottiglia deve stare in piedi davanti a noi, non dovete farla cadere. Pronti? Con una mano e poi con l'altra. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e venti. Riposate un attimo. Vi stendete a terra con mani avanti e gambe chiuse e ogni ripetizione dovete allargare le braccia e le gambe e tirarvi su con la testa, col petto e poi richiudere. Pronti? Uno, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Rifacciamo gli stessi esercizi ma con qualche variante. Il primo, addominali, sempre gambe piegate, sempre bottiglia sul petto, la tenete stretta con le mani, quando andate su portate la bottiglia avanti e ritorno giù. Pronti? Uno, due, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3,
5 e ci fermiamo qui. Ritorniamo in posizione di flessioni, quindi mi raccomando, non questo e non questo, ma dritti. Questa volta ne facciamo solo 10. Dobbiamo fare un piegamento sulle braccia e andare a toccare la bottiglia, prima con una mano e poi con l'altra. 10 ripetizioni facciamo, eh? Pronti? 1, 2, 3, 4, mi raccomando dritti con la schiena, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e stop. Mettiamo via la bottiglia e facciamo l'ultimo esercizio di rafforzamento con i dorsali. Questa volta fate finta di nuotare, quindi sforbiciate le braccia e le gambe. Facciamo 15 secondi, pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 e 5. Vi riposate un attimo, se volete potete bere. Ci sdraiamo di nuovo con le mani vicino al petto e fate questo esercizio di allungamento. 1, 2, torno, 1, 2. Prima guardate verso l'alto e poi guardate verso i vostri piedi. 1, 2, 1, 2. Le gambe sono sempre tese. 1, 2, 1, 2. L'ultimo, 1 e 2. Vi sedete a terra, facciamo un po' di esercizi di allungamento, allarghiamo le gambe e andiamo al centro, camminate con le mani fin dove riuscite e poi ci fermiamo lì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torniamo su, andiamo sulla gamba destra. Andate a prendere il piede o la caviglia o il polpaccio, vi fermate dove riuscite. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vado dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unite le piante dei piedi, prendiamo le punte, tiriamo i piedi verso di noi, schiena dritta, guardo avanti, farfallina, quindi molleggio con le ginocchia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scendo con la testa verso i miei piedi, questa volta gambe ferme, giù, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vi accovacciate, appoggiate le mani a terra, allungo la gamba, in questo caso io allungo la sinistra, e tirate sulla punta del piede. La gamba deve stare vicino al pavimento e l'altro tallone è a terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vado dall'altra gamba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora passiamo alle capriole. La capriola nel Kung Fu, come sapete, non è un esercizio fine a se stesso, ma è un modo di imparare a cadere senza farsi male, quindi non va fatta con la testa, non va fatta appoggiando la testa e cercando di andare di là,
ma va fatta rotolando, diventando come una palla, quindi diventando tondi, facendo meno spigoli possibili col corpo, cercando di rotolare senza toccare la testa, ma metterla da una parte, appoggiando la spalla, quindi prima tutto il braccio, poi la spalla e poi una parte della schiena, questo. Quindi, come si fa? Portate una gamba avanti e una la lasciate dietro, vi appoggiate, la stessa mano, stesso braccio della gamba che avete avanti, quindi nel mio caso destra e destra, la appoggiamo a terra, appoggio il dorso della mano e poi piano piano mi spingo con la gamba dietro cercando di andare avanti, mettendo la testa che guarda dall'altra parte e andando ad appoggiare la spalla. Provate piano piano e ne facciamo 5 di fila, quindi ne facciamo una all'andata senza rialzarci, una al ritorno e così di fila fino a 5. Pronti? 1, 2, 3, 4. 5. Adesso proveremo a fare la stessa cosa. Dopo la capriola bisogna ritrovarsi in piedi, quindi bisogna darsi un pochino più spinta all'inizio, in modo che si rotola un pochino più veloce e la stessa spinta della capriola ci porta in piedi. Bisogna solo darsi un pochino più spinta rispetto a prima. Proviamo, pronti? 1, 2, 3, 4, 5. Ci aggiungiamo una cosina in più. Ci aggiungiamo una guardia verso l'avversario, quindi in questo caso, siccome sto rotolando in avanti, facciamo l'esempio che una persona arriva e mi dà un gran spintone dietro e io anziché cadere di petto o di faccia o di testa facendo una capriola, quella che conosciamo tutti, riesco a rotolarmi e ad alzarmi in piedi, subito devo guardare chi c'è dietro che mi ha dato una spinta e proteggermi con una guardia avanti. Quindi faremo capriola, mi alzo in piedi, mi giro, guardia. Quindi portare le mani avanti, intenzione avanti. Ne facciamo sempre una all'andata, una al ritorno, fino a 5. Questa volta non partiremo dal basso, ma proviamo a partire dai piedi, quindi diventa tutto un pochino più movimentato e anche più reale. Pronti? 1, 2, 3, 4, 5. Abbiamo finito per ora con le capriole, poi prossima lezione aggiungeremo anche dopo la capriola delle tecniche di calci e di pugni. Ora vi preparate, come ho fatto io, la sedia con appoggiato il bastone, potrebbe essere o il vostro bastone da kung fu oppure anche una scopa. Fermate il bastone con qualcosa di pesante che può essere una bottiglia d'acqua o come nel mio caso ho messo un peso. E legate uno strofinaccio, un fazzoletto, qualsiasi cosa che vi possa dare come obiettivo da colpire. Prendete la misura, quindi in base a dove arrivate con la gamba mettete l'obiettivo. Se arrivate con la gamba qui non potete mettere l'obiettivo quassù, se arrivate con la gamba quassù va bene. E facciamo gli slanci. Partiamo con la sinistra avanti, gamba sinistra avanti, col piede chiuso, quindi entrambi i piedi suonano dalla stessa parte,
la guardia. Ogni volta che facciamo uno slancio dobbiamo aprire il piede, fare lo slancio e ritornare indietro chiudendo il piede, mi raccomando. Quindi apro, faccio passare la gamba, chiudo. La gamba va su tesa, quindi non piegata, va su tesa col piede martello, come se avessimo una tazzina con dell'acqua sopra la testa, quindi schiena dritta, non posso far cadere la tazzina, quindi non posso fare così, perché sennò mi cade la tazzina, deve solo andare sulla gamba, la schiena e la testa rimangono dritte e col piede devo andare in direzione della tazzina come per colpirla. Apro il piede, slancio e riscendo. In questo caso andremo a colpire il nostro obiettivo, quindi con la guardia, sinistra avanti, piedi chiusi, schiena dritta, apro, slancio, chiudo, 2, 3, ricordatevi sempre di aprire e chiudere il piede, 4, 5, 6, ricordatevi sempre la guardia avanti, non facciamo questo, sempre la guardia avanti, 7, 8, 9 e 10. Adesso sempre con la stessa gamba, alzate l'obiettivo, lo portate un pochino più in alto, non troppo, 1, 2, 3, 4, sguardo sempre l'obiettivo, non perdete mai lo sguardo all'obiettivo, 5, 6, 7, 8. Adesso riportiamo giù l'obiettivo e dobbiamo provare con l'altra gamba a sinistra. 1, 2, 3, 4, guardo sempre l'obiettivo, guardo sempre avanti, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alziamo il nostro colpitore come prima e ne facciamo altri 8 più alti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso prendete i vostri due colori spirito e vi mettete nella posizione Mabu, che è la posizione più utilizzata nel Kung Fu, è molto importante, è la posizione del cavaliere. La misura per andare in Mabu si prende in questo modo. 1, 2, 3, 4, al 4 raddrizzo i piedi, scendo, piego le ginocchia, schiena dritta, piedi non si aprono ma rimangono chiusi e le ginocchia devono cadere sui piedi, quindi non posso stare né troppo larga né troppo stretta, non è questo. Dovete da qui portare il pugno avanti, prima uno e poi l'altro. Perché vi faccio tenere i colori? Perché dovete imparare a fare questo giro col braccio, quindi dovete vedere che il colore sta in questa posizione, non in questa, non in questa, ma in questa con le dita sopra. Poi mentre date il pugno il colore gira e ritorna nella stessa linea orizzontale. Quando arriva l'altra, questa rigira. Quindi ogni volta dovete avere il colore in posizione orizzontale sia all'andata che al ritorno. Quindi non
orizzontale, 2 orizzontale, anche quello che torna. E tirate fuori la voce, facciamo un bell'urlo. Quindi ogni pugno, ha! Riprendiamo la posizione. 1, 2, 3, 4, scendo. Facciamo 10, prima il destro. 1, ha! 2, ha! Controllate sempre che il colore sia nella posizione corretta. 3, ha! 4, ha! 5, ha! 6, ha! 7, ha! 8, ha! 9, ha! 10, ha! Chiudo l'esercizio. Adesso impareremo un'altra posizione che si chiama Gung Bu, posizione dell'arciere. E andiamo sempre in Mabu. Da qui mi giro verso un lato, nel mio caso sinistra, e stendo la gamba che sta dietro. Quindi una rimane piegata, l'altra stende. E dovete portare avanti il pugno opposto alla gamba. Quindi nel mio caso, pugno destro, gamba sinistra. Come fate per aiutarvi? Dovete cambiarvi solo in un piede le scarpe. Quindi mettetevi nel piede destro una scarpa di un altro colore. Dovreste avere quindi i due colori in mano, degli stessi colori delle scarpe. Dovete scambiare i colori, metterli opposti. Quindi il mio viola va nella mano dove ho il piede con la scarpa nera e il mio nero va nella mano dove ho il piede con la scarpa viola. Ok? Quando vado in Gung Bu, quindi in questo caso di là, il pugno deve avere lo stesso colore della scarpa, quindi in questo caso nero nero. Quando poi vado dall'altra parte, viola viola, così riconoscete se fate il pugno giusto o quello sbagliato. Pronti? 1, ha! State belli bassi con la posizione, quindi non in piedi, o in posizione Gung Bu, bassi. 2, ha! Controllate anche adesso il colore, controllate che state bassi. 3, ha! 4, ha! 5, ha! 6, ha! 7, ha! 8, ha! Ci aggiungiamo un'altra piccola cosa. Prima di girarvi a dare il pugno, dovete girare lo sguardo, perché non si dà un pugno dove non so qual è l'obiettivo. Quindi prima devo guardare l'obiettivo e poi vado a dare il pugno. Ripartiamo. 9, ha! 10, ha! Altri 10, 1, ha! 2, ha! 3, ha! 4, ha! 5, ha! 6, ha! 7, ha! 8, ha! 9, ha! 10, ha! Chiudo anche questo esercizio. Adesso faremo un esercizio un pochino più complicato, sempre con i colori opposti ai piedi, quindi viola, viola, nero, nero. Dobbiamo fare un pugno come questo ultimo che abbiamo fatto e poi da qui un calcio cambiando pugno, poi ritorno e vado dall'altra parte. Il calcio come si fa? È un calcio a quattro tempi, quindi dalla posizione Gung Bu non vado in piedi e poi do il calcio, ma parto direttamente da qua. Devo piegare, stendere, piegare, ritornare. Nel frattempo si cambia anche il pugno, quindi piego, stendo e do il pugno, ripiego, torno indietro e do il pugno. Dovete sempre avere nero, nero, viola, viola e quando ritorno nero, nero. Il primo pugno con l'urlo, ha! Poi facciamo calcio, tic!
centro, dal Mabu. Andiamo a sinistra, pronti, sempre bassi. Uno. Ha! Ti! Ha! Due. Ha! Ti! Ha! Tre. Ha! Ti! Ha! Quattro. Ha! Ti! Ha! Ricordatevi sempre che prima si gira lo sguardo, la testa, gli occhi guardano dietro. Cinque. Abbiamo concluso questa prima lezione, quindi come avete visto ci sono esercizi un po' di tutti i tipi, sia a terra, sia in piedi, sia tecnici, sia di rafforzamento, stretching, e sia un pochino più difficili, sia un pochino più facili. Però oggi abbiamo fatto solo cose veramente di base, quindi dalla prossima lezione ci saranno cose un pochino più complesse, ma anche più divertenti ovviamente. E finiamo con un saluto, con il saluto della nostra scuola. Chi lo vede per la prima volta glielo spieghiamo, chi invece lo conosce perché è un nostro allievo lo rivediamo, perché comunque non è facilissimo. Giri, porta avanti la destra in posizione l'umà, piede che si mette in orizzontale e nel frattempo con l'artiglio della tigre vado avanti e poi riporto indietro, dovete avere il gomito avanti. Poi la gamba che sta dietro va avanti, si mette in posizione del gatto, posizione di Ngu,
Porto avanti l'artiglio della tigre e il pugno del drago. Poi torno indietro e chiudo. Rifaccio vedere. Gigli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e finito il saluto. Ci salutiamo per l'ultima volta definitivamente. Gigli. Ciao a tutti, ci vediamo la prossima volta e grazie dell'ascolto dalla maestra Annalisa.